Formarsi in Europa, le opportunità del programma Erasmus Plus, una giornata informativa oggi che Eurolingua organizza qui presso l'Istituto Brunelleschi. Sì, in realtà abbiamo accolto l'invito della dirigente scolastica appunto del Fodera Brunelleschi per partecipare a questa giornata di disseminazione e di informazione sui progetti Erasmus. Sono progetti importantissimi che riguardano le scuole, sono esperienze molto importanti dal punto di vista professionale e anche umano, perché ci si rapporta con studenti e con colleghi che vengono da tutte le parti d'Europa, e quindi sono bellissime esperienze che appunto vale la pena diffondere e condividere anche con gli altri in momenti come questi, che sono momenti di formazione. Ci sono altre fasi dell'iniziativa, del progetto? Ma questa è la fase conclusiva, appunto, come diceva la preside, riguarda l'informazione. Si sono fatte le mobilità, i colleghi sono stati all'estero insieme agli studenti, adesso si condividono queste esperienze con altri colleghi affinché si possano riprodurre, no, anche nelle altre scuole, affinché diventino delle esperienze condivise il più possibile, quindi diventino quasi routine un po' per tutte le scuole. È importante aprirsi a quello che c'è intorno, no? A quello che è condividere un'idea di Europa che passi anche attraverso la scuola e la condivisione di esperienze come queste. Ecco, quanti sono importanti i momenti come questi che voi solitamente organizzate? Noi oggi arriviamo al termine di un percorso che ci ha visti impegnati quest'anno scolastico nell'ambito del progetto Erasmus Plus, con 15 mobilità all'estero del personale docente e del dirigente scolastico. 15 mobilità che sono state orientate alla valorizzazione della professionalità del personale docente dell'istituto, soprattutto in un'ottica di miglioramento della qualità degli apprendimenti degli allievi, di internazionalizzazione della scuola, ma anche di modernizzazione dei processi di apprendimento. Sono esperienze, 15 esperienze che abbiamo fatto in diversi paesi europei, che ci hanno visto confrontarci anche con le pratiche didattiche degli altri istituti. Oggi l'intervento è finalizzato a diffondere innanzitutto le opportunità che il programma Erasmus dà al personale della scuola attraverso le mobilità, dà anche agli studenti attraverso le mobilità degli studenti, e in particolare l'obiettivo che ci poniamo è quello di migliorare le competenze anche in lingua straniera del personale docente. Per questo lavoriamo sempre spesso in collaborazione anche con Eurolingue.